Evansville 3 sarà proiettato in anteprima nazionale italiana al Napoli Comic Con il 16 e il 17 ottobre ore 21 presso i quartieri spagnoli. Sarà ovviamente tutto il film con i sottotitoli in italiano. E io ci sarò al 99,999999%. No, è davvero troppo fuori portata per me e anche piuttosto dispendioso, senza contare la situazione con le mascherine. Però è il capitolo finale della mia trilogia preferita nella vita e vorrei davvero tanto esserci, anche perché poi ci sono dei fan che mi hanno chiesto di andarci, che ci saremmo incontrati lì, ma purtroppo è veramente un casino. Significherebbe molto per me, però purtroppo la sorte mi vuole così male che mi fa proprio remare controcorrente fortissima proprio. Comunque, se volete prenotarvi o avere delle informazioni, dovete mandare un'email all'indirizzo email che trovate sempre sulla pagina Facebook dell'evento, tralasciando il fatto che hanno scritto Fell e non Phil, ma dettagli. State attenti perché sono molto agitati, cioè io ho mandato un'email per chiedere informazioni, no? E praticamente mi hanno risposto, sì, lista, già, a posto, ci serve solo il nome, basta. Ma porca puttana, scusa, non è che ho detto voglio prenotarmi, voglio delle informazioni. Tipo, la scena è stata più o meno questa, no? Sì, salve, scusi, vorrei delle informazioni sull'evento, eh. Sì, a posto, prenotato, a posto, tutto a posto. Che cazzo ha detto quello prenotare? Poi comunque c'è scritto ingresso libero, è gratuito, non so esattamente la prenotazione serve che altro per avere il posto assicurato, poi non so, si può entrare anche dopo. E a tal proposito ho posticipato di una settimana un'estate in bancarotta, non per questo fatto qua, l'ho fatto perché altro ci serviva un pochino più di tempo per farlo meglio, quindi invece che 17 ci sarà la premiere il 23 ottobre, il mio filmetto, proprio una cosa così, cazzo, frega, l'importante è Evansville 3, non ci dai neanche a togliere neanche uno spettatore proprio. Universal e Netflix annunciano a malincuore la seconda stagione di Jurassic World Campo Cretaceo, la serie animata Beruzza originale Netflix. Che non mi dovevano toccare Jurassic World e mi hanno fatto sto schifo, ma come fai a pronunciare la seconda stagione? Cioè, devo farci un video, ma non saprei neanche cosa dire in video, stasera è così brutta, ma è quel brutto che non è neanche da riderci o da incazzarci, proprio è quel brutto inutile, proprio quei personaggi stupidi che le cose nascono appunto dalla stupidaggine così, cioè, con animazioni orrende, espressioni facciali nulle, boh. E non cosa dà al brand di Jurassic, non dà un cazzo, non aggiunge niente, è inutile proprio. Speriamo che la serie live action con Omar Sy annunciata da Netflix non sia un disastro che non vada a rovinare, a snaturare la figura del ladro gentiluomo. Lockdown all'italiana, ma seriamente? Allora, io questo film ho visto il trailer, ho visto alcune clip che sono uscite di recente, ma non vedo nessun contenuto, ma anche squallido, anche che ne so, per gli amanti della comicità spicciola italiana, no? Magari anche da Cinquanettone così buttata lì, sai, che le battute di spicciola, a me fanno un minimo sorridere di solito, no? Io vi dico, io amo Box Office 3D, lo amo, proprio il film di Ezio Greggio, che ci ha fatto anche un fan sequel, però è una cazzata, nel senso, però è una cazzata, ma nel suo chat il contenuto, che può piacere o non piacere, ma Lockdown italiana, cosa cazzo ha? Niente! No, perché non puoi usare la scusa del concept del fatto che c'è stato il lockdown solo per poterci fare un film. Non ti dà automaticamente un contenuto. E non sono di sicuro qui a giudicare ancora prima di averlo visto, perché non lo farei mai. Solo che è inutile che gli autori, registi, attori si incazzino perché sentono delle critiche. Ciò che è stato presentato finora veramente non offre nessun tipo di contenuto piacevole, cioè non ce lo vedrei neanche come uno sketch televisivo così prima di una prima serata, della serie proprio buttato lì, cioè non dice nulla, neanche un mezzo sorriso, niente, cioè proprio non si impegnano neanche, proprio non lo so, sono amareggiato sinceramente, guarda. Io e Chain faremo una live sulla beta di Cold War che sta per diventare open su PS4, non so se di sabato sera o di domenica sera, ma comunque la faremo e vedremo un po' le differenze con l'alfa, anche se siamo abbastanza convinti che ci sia stato poco da migliorare. Sono contento comunque che il video che abbiamo fatto appunto su Cold War abbia avuto un riscontro positivo, che pensavo che molti sarebbero incazzati, invece ci sono state discussioni molto pacifiche e obiettive, quindi mi sta bene. Siamo convinti che quest'anno Cold sia da boicottare, perché a noi sembra veramente orribile questo capitolo, però comunque poi ognuno faccia come gli pare.
Bene, è tutto per questo terzo appuntamento con Shark News e ci sentiamo la prossima volta che ho da dare altre succulente informazioni che non gliene frega un cazzo a nessuno.